tutto pronto per la Notte Rosa edizione 2019 a Pesaro, che quest'anno vede sviluppare tutti gli eventi programmati in tandem con la Festa del Porto e con Pop Sofia. La manifestazione avrà luogo tra il centro storico della città, la Palla di Pomodoro, Baia Flaminia e Fiorenzuola di Focara. Sempre nel centro città, a partire dalle 21.15, ci saranno delle visite guidate a Casa Rossini e a Museo Rossini per ripercorrere la vita del noto musicista pesarese. Il clou della serata si svolgerà alla Palla di Pomodoro, dove Gene Gnocchi con il suo Sconcerto Rock e la Dino Gnassi Band rallegreranno appunto la Notte Rosa del pubblico pesarese. E ultimo evento che chiude la Notte Rosa di quest'anno sarà il concerto del coro di San Carlo alla Chiesa dell'Annunziata nel centro storico di Pesaro. Ed è proprio nel Giardino della Musica a Rizzo Ortolani che comincia la Notte Rosa di Pesaro con la serata finale del Festival Giovani della Musica. Il festival è arrivato alla sua giornata finale, alla sua serata finale, che quest'anno è appunto inserita all'interno della cornice della Notte Rosa. Sì, parliamo della decima edizione del Festival Giovani per la Musica, una iniziativa di punta rivolta ai giovani dell'Orchestra Sinfonica Rossini. E quest'anno il decennale sì, lo festeggiamo all'interno della Notte Rosa con una location particolare, perché qui ci troviamo all'interno dei giardini Rizzo Ortolani, persona carissima alla nostra orchestra. Siamo legati veramente con Rizzo Ortolani, siamo veramente contenti che una manifestazione rivolta ai giovani si possa fare nei giardini a lui dedicati. Il festival quindi che apre anche la stagione dell'Orchestra Sinfonica Rossini. Sì, dà inizio alle nostre attività estive dell'Orchestra Rossini e quindi cito le due manifestazioni all'interno dei concerti Xan Italia, che saranno il 15 e il 22 luglio in Piazza del Popolo. Il 15 avremo una serata dedicata a Michael Jackson nel decennale della scomparsa e il 22 avremo una serata dedicata alle più belle canzoni dei musical di Broadway, tutti e due progetti di Roberto Molinelli, nostro direttore per l'innovazione, e guarda caso i solisti di questi concerti sono tutti artisti che sono usciti da questo festival negli anni precedenti. Qualche dato di questa edizione, il numero di partecipanti, il riscontro che ha avuto? Allora, alle prime arrivi siamo arrivati su 100 richieste di partecipazione, la giuria ha fatto una prima selezione e siamo riscesi a 30 cantanti e 15 gruppi. Da questi abbiamo portato questa sera in finale 10 cantanti e 5 gruppi che si contenderanno i premi del festival. Edizione 2019 di Pop Sofia, che quest'anno per la sua seconda serata è all'interno della Notte Rosa in Piazza del Popolo a Pesaro. Quest'anno la manifestazione prende il nome di È già ieri e appunto all'interno della Notte Rosa vedrà svolgersi la sua seconda serata. Notte Rosa a Pesaro, sempre più innovativa, sempre più grande, ed è un evento che unisce tutta la regione. Sì, è un momento interessante per tutti i nostri ospiti che vengono d'estate a trovarci, turisti, dicendo, ma anche ovviamente per i residenti che possono, attraverso mille occasioni, concerti, eventi culturali e iniziative, poter ritrovare un'occasione di svago e di riscoperta. Insomma, una manifestazione che negli anni si è sedimentata, ha ampliato la propria offerta riguardo ormai tutto il territorio della Regione Marche. Un'intuizione avuta allora da sindaco Matteo Ricci di collegarsi a questa grande festa dell'Emilia Romagna e ricondirla in salsa marchigiana.
Dino Gnassi a Pesaro per la Notte Rosa con la sua band. Cosa ci suonerete stasera? Ah, stasera serata eccezionale, molto particolare, energica, carica, vulcanica. A parte che poi ci sarà anche lo show di Gene Gnocchi, ma noi con la nostra musica funky, soul, un po' di disco music, anni 60, anni 70. Poi guardiamo noi la piazza, vediamo un pochettino le persone, cos'è che piace, quello che preferisce, e poi cerchiamo di accontentare proprio, lo leggiamo negli occhi. Il pubblico si deve preparare, quindi una serata attiva, festosa. Certamente, certamente, prima e dopo dello show di Gene Gnocchi ci sarà veramente una serata esplosiva, carica, energica. Poi è caldo, quindi si sente proprio il fuoco, che il sangue che ribolle nelle vene, e dopo li facciamo ballare tutti. Siamo come fiori prima di vedere il sole. Notte Rosa Pesaro, qual è il vostro programma della serata? È una serata per guardare il concerto e poi una passeggiata lungo il mare. Sì, direi anche un cocktail ascoltando questo bel concerto e una bella serata di vacanza, insomma. Vi sta piacendo? Siete qui in vacanza o siete di Pesaro? No, siamo qui in vacanza. Ma aspettiamo, dicono che arriva Gene Gnocchi, non so, vediamo. Quindi aspettate lo spettacolo. Sì, adesso sentiamo un po' di canzoni, poi... Vi sta piacendo la musica, la serata? No, no, bene, bene. Buonasera a tutti, sono molto contenta, sono australiana, allora ti dico in australiana. I'm very happy to be here, this is a wonderful night, it's an amazing place to be. Thank you so much. Notte Rosa di Pesaro, vi sta piacendo la serata, siete qui per lo spettacolo? Molto piacevole, divertente, organizzata benissimo. Complimenti Pesaro. Io sono di Amalfi, ma qui è stupendo veramente, la città bellissima. Il vostro programma per la serata, assistere allo spettacolo? Spettacolo, bancarelle, centro, passeggiata, offre tutto Pesaro. Ti sta piacendo la Notte Rosa questa serata? Sì. Che risposta ha avuto dal pubblico e dai turisti la Notte Rosa? Beh, la Notte Rosa è sempre un grande motivo di festa, che vede la partecipazione di tanti turisti che comunque erano già a Pesaro, quindi... No, non ha un flusso turistico particolare, e poi è anche un momento di festa per tanti cittadini, tant'è che come vedete anche le misure di sicurezza sono imponenti, perché si prevede da qui, diciamo, ad arrivare a notte fonda un grosso flusso di persone. Gli alberghi, le località turistiche hanno adottato qualche formula proprio per l'evento in generale? Sì, diversi alberghi hanno magari adottato un menù a tema sulla Notte Rosa, proprio per ricordare l'evento, insomma, ecco. Un weekend importante poi per la Notte Rosa, perché quest'anno si unisce alla Festa del Porto e a Pop Sofia. Sì, è un evento importante perché si unisce ad altri due eventi e quindi diciamo che dà molto da un punto di vista dell'accoglienza. L'organizzazione a livello di sicurezza è stata complessa, è stata difficile, è stato realizzato tutto a norma? Sì, sì, è stato realizzato tutto a norma, abbiamo dato in carica un ingegnere, l'abbiamo coordinata noi, questa iniziativa qua in Piazza della Libertà, assieme alle forze dell'ordine che sono presenti in numero considerevole, un po' tutte le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, per cui sicuramente... Come dire, per la sicurezza forse è l'unico problema sulla quale non ci dobbiamo preoccupare stasera. Gene Gnocchi, prima volta a Pesaro, prima volta di uno spettacolo a Pesaro? No, credo di essere già venuto, ma era prima della guerra e quindi non mi ricordo. Cosa si devono aspettare il pubblico di Pesaro della Notte Rosa da questo spettacolo? Beh, è uno spettacolo molto divertente dove noi cantiamo anche, facciamo dei pezzi nostri, completamente nostri, tra cui Purple Rain, perché la gente non lo sa, ma Purple Rain l'ho scritta io e la faccio proprio, anche se Prince purtroppo non c'è più, però me l'ha fregata e va detto questo. E quindi spero che la gente, come succede diciamo quasi sempre, si diverta tanto. Io però ho il problema che quando ballo col perizoma, no, attaccato al palo della lap dance, quando le donne a me mi mettono le banconote dentro qua, mi viene la psoriasi. Devo ballare con la Nivea. Fortunatamente mi arriva una telefonata, sento uno che mi parla in ungherese e mi dice «Mer proba la pornografia in Ezio». Io sul tavolino dove ho il telefono ho questo prontuario della Yakabook, che si chiama proprio «Rispondi in ungherese a chi ti telefona in ungherese», e vengo a sapere
che questo qui era un produttore di film porno, perché i porno si fanno tutti in Ungheria, che mi dice che Rocco Siffredi ha avuto un incidente sul set di questo film porno. Cosa era successo? Rocco Siffredi era nudo, era troppo vicino al Chuck, che quando il regista ha fatto Chuck, praticamente dimezzato, no? No, che sempre una bella misura, però dimezzato. Siccome io sono il naturale sostituto di Rocco Siffredi, no, in Italia. Dopo lo vedrete, tra poco lo vedrete, tra poco, è inutile che fate dopo lo vedrete, quindi non c'è. Mi ha chiamato perché c'era da girare questo film porno, dal sapore vagamente politico, che si intitolava All'ex ministro del tornello salza tutto tranne quello, che è la storia di un ex ministro della Repubblica, non tanto alto, anzi basso, brunetto, che si eccita solo se la sua partner entra in camera preceduta dal drill down di Porta a Porta, no? Sindaco, Notte Rosa 2019 a Pesaro, un'edizione sempre più innovativa e sempre più importante. Sì, sempre più importante, una città davvero piena di eventi. Questa sera Pop Sofia, il Festival Musicale dei Giovani, la band Gene Gnocchi qua alla palla, tante feste. La dimostrazione che Pesaro sta diventando sempre più viva, sempre più attrattiva e sempre più bella, ed è quello che volevamo e vogliamo lavorare sempre più in questa direzione. Quindi la Notte Rosa è un brand romagnolo che da qualche anno si è allungato al nord delle Marche. Noi siamo contenti perché non dobbiamo essere campanilisti e la Riviera Adriatica va promossa tutti insieme. L'edizione di quest'anno appunto dislocata in varie zone della città e eventi pensati per tutta la famiglia, non solo per i giovani. Sì, per tutte le età, a tutti i gusti, e quindi dalla filosofia, la comicità, la musica, il ballo. Insomma, tutti eventi per qualsiasi gusto, per tutte le tipologie, come deve essere un po' la Notte Rosa, che è un po' il capodanno estivo. Allora, fortunatamente la telefonata che ti cambia la vita. Sento il telefono e mi fa: so chi è, sono Samantha della loggia massonica segreta P3. Volevo dirle che se lei si iscrive alla nostra loggia massonica entro il 10 di luglio, noi gli diamo in omaggio un cappuccio in lana merino se l'appalto per l'eolico in Basilicata. Dico: no, guarda, io sto bene con la mia loggia massonica di centro-sinistra, abbiamo come capo massone Peppino Di Capri. Vedeva che tergiversavo. Allora mi fa: guardi, facciamo così, vedo che lei è dubbioso, allora io rilancio, oltre al cappuccio in alamerinos e l'appalto per l'eolico in Basilicata, si tenga forte, io le faccio piastrellare tutto il bagno di casa, a sua insaputa, come scaiola, e le do la possibilità il 5 di luglio di fare una serata in piazza a Pesaro, alla Notte Rosa. Dicono: sta scherzando, è una delle manifestazioni più importanti del mondo, cioè a Pesaro c'è il pubblico più esigente e intelligente del mondo, come può uno piccolo, per me sarebbe un trampolino di lancio verso l'Europa pazzesco, ma si rende conto? Come può uno piccolo come me fare una manifestazione di questa importanza? C'è gente che viene fin da Fano. In Baia Flaminia la Notte Rosa continua, alle mie spalle il concerto Robin Hood spianerà. Siamo alla Chiesa dell'Annunziata per un concerto presieduto dal Coro San Carlo, con musiche che variano dalla musica sacra colta alla musica popolare. Entriamo e scopriamolo. Oh.
una città che prova a, come dire, mettersi in mostra il più possibile, ad essere la più accogliente e la più attrattiva. Come sapete, stiamo puntando tanto a crescere sul turismo, sul commercio, abbiamo grandissime potenzialità, siamo una terra bellissima e dobbiamo crederci sempre di più. La Notte Rosa ci consente ovviamente di rafforzare ulteriormente questo brand e questa strategia. Questa era l'edizione 2019 della Notte Rosa targata Pesaro, un'edizione all'insegna della musica e degli spettacoli dal vivo. Appuntamento l'anno prossimo.